spettacolo Campo Imperatore, ragazzi, veramente uno spettacolo, ed è rimasto molto molto libero, molto molto selvaggio ancora, non ci hanno costruito, che lo rende veramente speciale. Allora, scusate il fiatone, ma sto percorrendo il sentiero che dal piazzale di Campo Imperatore porta al rifugio Duca d'Abruzzi. Voglio elevare un pochino il mio punto di ripresa, non necessariamente fino al rifugio, qui comunque arriverò dopo l'alba. Voglio semplicemente elevare appunto il mio punto di ripresa per sfruttare vari spunti compositivi che si trovano lungo la strada come primi piani più interessanti, e la visuale della fantastica piana di Campo Imperatore. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo in cammino e troviamo una prima composizione per questa mattina. Allora, questa è la mia prima composizione di questa mattina, una composizione verticale, in cui vado a prendere prima questa vegetazione in primo piano, la strada che giù va verso la vallata di Campo Imperatore e i monti sullo sfondo. C'è una bellissima foschia verso i monti che voglio andare anche ad enfatizzare se possibile, e il colore nel cielo sta veramente migliorando, sta passando adesso intorno all'arancione, al magenta, ed è molto bello. Non faccio un focus stacking perché anzi vorrei cercare di, siccome c'è un leggero vento, vorrei cercare di includere il movimento di questa vegetazione nel mio primo piano. Secondo me dà molta dinamicità all'immagine, piuttosto che avere tutto perfettamente fermo, diciamo, a fuoco. Che spettacolo, amici, che spettacolo! Sono uscito un pochino dal sentiero, è una cosa che non si fa, mi raccomando, però ne valeva veramente la pena. Il sole sta sorgendo e sta illuminando la piana di Campo Imperatore. Scusate se c'è qualche problema di audio, ma c'è un vento pazzesco. È bellissimo, si vede veramente la piana che prende vita in un fascio di luce. Emozionante, emozionante, a prescindere dalla resa fotografica. Queste sono emozioni, amici, veramente. Bello, bello. Wow. Adesso il paesaggio comincia veramente a prendere vita ed è un'emozione incredibile. Thank you.
Eccoci tornati sul sentiero. Sì, non uscite mai troppo dai sentieri perché non è il massimo, però non era lontano il punto da dove volevo scattare e la tentazione era enorme perché la luce stava diventando epica da un momento all'altro. Allora, lassù c'è il rifugio Duca d'Abruzzi. È molto presto, non manca molto, credo più di 20 minuti di camminata, molto facile. E che fai? Non vuoi salire per vedere il Gran Sasso all'alba? Certo, andiamo! Allora, dal rifugio degli Abruzzi, qualche foto velocissima. La luce era comunque fin troppo dura per fotografare, quindi ho fatto qualche veloce scatto a mano libera, però bello, per la prima volta in questa vacanza ho visto da vicino il Gran Sasso senza nuvole sopra, perché c'aveva sempre nuvole addosso tutte le volte che ci siamo andati vicini a vederlo. Ora stamani era tutto sereno e la vista era incredibile, corno piccolo e corno grande, incredibile. Ora scusate se non ho fatto nessun video su dal rifugio perché c'era un vento irreale veramente, e quindi non si sarebbe potuto sentire niente. Ora è tempo di ritornare alla macchina. Oggi è l'ultima giornata abruzzese. Ora è tempo di bilanci. Domani si ritorna a casa e c'ho una marea di foto a cui lavorare. I video che voi avete appena visto, tutto da lavorare, da sistemare, da montare, post produrre, eccetera eccetera. Quindi mi aspetta molto lavoro. Il bilancio è positivo, ho visto dei posti eccezionali, l'Abruzzo, specialmente questa zona di Campo Imperatore, è bellissima, naturale e ancora abbastanza selvaggia. Hanno costruito veramente poco, se facciamo eccezione qua al piazzale proprio di Campo Imperatore, ma hanno costruito veramente niente in tutta la zona. Bellissimi paesaggi, sono molto contento delle fotografie, anche se ancora, appunto, come voi le avete già viste tutte, ma io ancora le devo tutte anche soltanto guardare in RAW. E quindi sono molto contento. Io vi lascio adesso, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. Nel prossimo episodio vedremo una specie di riepilogo degli scatti migliori che sono usciti fuori
da questo viaggio in Abruzzo, riguarderemo insieme le scelte compositive e un accenno alla post-produzione. Vi ricordo che i miei corsi, tra cui anche il corso di post-produzione, sono online sul mio sito in vendita a prezzo scontatissimo, quindi vi invito a darci un occhio, vi lascio il link naturalmente in descrizione. E che dire, grazie a tutti di avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo episodio e alle prossime avventure, che torneremo naturalmente in Toscana.